Della residenza Le Grange, ma è soprattutto un piacere di trovare un mucchio di bambini con i loro nonni e con i loro genitori. Oggi, passatemi il termine, utilizziamo questa festa dei nonni per presentare una serie di iniziative sociali che interesseranno le vostre famiglie. Interesseranno le vostre famiglie nei prossimi mesi e nei prossimi anni. E di questo devo ringraziare la consigliera incaricata, Giordana Castro, che è qua, che adesso me lo spiegherà perché. E giustamente si deve prendere il merito chi su questo progetto ci ha creduto e su questo progetto ha lavorato. Detto questo, noi ringraziamo soprattutto i bambini di seconda perché oggi ci hanno fatto un grande regalo. Tu anche la prima e la terza, io chiedo scusa, pensavo fossero solo quelli di seconda, mi scuseranno, sei più piccoli che più grandi, perché questo progetto l'abbiamo voluto chiamare e chiamo Giordana. Abbiamo voluto chiamare questo nuovo progetto Sosteniamoli, poi vi dirà il perché Giordano. E come logo abbiamo pensato di farcelo raffigurare dai nostri bambini, perché chi meglio di loro può darci la spinta e la carica per migliorarci. E quindi questo è il lavoro che hanno fatto, io li ringrazio e credo che sia doveroso fare un bel applauso perché avete fatto veramente un ottimo lavoro che si è tradotto in un logo che noi ci porteremo avanti nei prossimi mesi per le iniziative riguardanti appunto i servizi sociali. Lascio la parola a Giordano che vi spiegherà un po' di iniziative, compresa la prossima gita, il prossimo canto di Natale, via, un po' di cose belle che faremo nei prossimi mesi. Ringrazio il sindaco e volevo ringraziare soprattutto il direttore Faraldi perché senza di lui questa festa non sarebbe stata possibile, quindi lo ringrazio per averci messo a disposizione questa bellissima struttura e per averci aiutato, avete dato un aiuto fondamentale ad organizzare questa bella festa. Poi volevo ringraziare tutti i bambini per il cartellone perché è bellissimo. Per quanto riguarda la nostra iniziativa, questa parola che è sosteniamoli l'abbiamo scelta perché questa parola contiene tre parole al suo interno. La prima è SOS, cioè aiutiamoli, aiutiamo l'anziano a non sentirsi solo, aiutiamo l'anziano a tirare fuori quelle che sono le sue capacità residue, perché l'anziano è una risorsa per la nostra società, quindi aiutiamolo ad aiutarci, a darci ancora tutto quello che ci può dare. La seconda parola è teniamoli, cioè teniamoli in considerazione, perché gli anziani per la nostra società sono ancora una grande risorsa, quindi noi non dobbiamo considerare la vecchiaia come un tempo residuo della vita, no. Dobbiamo considerarlo come un tempo in cui una parte della vita fondamentale, un periodo della vita in cui gli anziani possono darci i loro occhi, la loro esperienza, metterci a disposizione quello che sono, quello che rappresentano, quello che hanno vissuto, la loro storia per farci andare avanti in maniera migliore. L'ultima parola è amo, cioè amiamo questi anziani perché per quello che fanno tutti i giorni per noi, perché sono dei nonni meravigliosi, perché consentono alle persone giovani di continuare a lavorare, perché ci danno un aiuto fondamentale nella vita. Amiamoli, cerchiamo di sfruttare tutte quelle che sono le loro capacità perché sono la nostra storia e perché senza storia non c'è futuro, quindi dobbiamo assolutamente tenere in considerazione. Per questo motivo abbiamo studiato un pacchetto di servizi per valorizzare proprio gli anziani e le loro capacità e le loro possibilità. Quindi attueremo a breve un servizio di pasto caldo per gli anziani più in difficoltà che non riescono più a prepararsi il pasto a domicilio e che quindi dovranno essere aiutati e gli verrà portato il pasto a casa, direttamente il pasto a casa. Attueremo un servizio di telefono d'argento attraverso il quale delle persone disabili chiameranno delle persone anziane per non farli sentire soli, per vedere se hanno bisogno di qualcosa, per vedere se hanno bisogno della spesa o semplicemente di fare due parole. Continueremo con il progetto della ginnastica attiva che a breve partirà. Attueremo la gita degli anziani come tutti gli anni, che quest'anno dovrebbe svolgersi il 23 di novembre in occasione della festa del Torrone a Cremona, quindi se siete interessati fatecelo sapere. Oltre a questo attiveremo un pacchetto di servizi di invecchiamento attivo per mantenere l'anziano attivo e per farli tirare fuori tutto quello che ha ancora da dare. Che si svolgerà tramite un'associazione di volontariato nel centro per anziani, attraverso la quale riusciremo a darvi un calendario di una serie di attività che potranno variare dal cruciverba al